professoressa Piera Campanella. Professoressa, come ha avuto inizio questo progetto? Questo progetto è nato per iniziativa di due professoresse, che sono Nilvana Battistelli e Maria Pia Moretti dell'Istituto Tecnico Superiore Donati, le quali dopo tanti anni hanno rispolverato i loro ricordi e mi hanno contattato per avviare questo cammino di collaborazione con l'Istituto. Infatti già 13 anni fa, pensate, l'Istituto aveva cominciato, sempre nelle persone delle professoresse che ho menzionato, a pensare a delle forme di collaborazione. Poi per un po' non ci siamo più incontrate, però tante volte i semi, quando li butti lì, e raccogli qualche frutto. E quindi è successo che, appunto, come se non ci fossimo mai lasciate, le professoresse mi hanno ricontattato per ricominciare il nostro cammino. Ed è un cammino di collaborazione per accrescere le conoscenze dei nostri studenti che poi insistono sul medesimo territorio e quindi collegare i nostri anche programmi didattici per quanto possibile in modo, diciamo, da consentire agli studenti della scuola di intraprendere un percorso che abbia una continuità poi rispetto allo sbocco universitario. Questa è un po' la cornice che fa da sfondo a questo ciclo di seminari. Mi sembra una bella cornice e mi sembra che il ciclo sia stato seguito, abbia riscosso un certo successo. Quali sono le aspettative? L'aspettativa è quella di adesso di rafforzare questa nostra collaborazione. Noi abbiamo avuto un'estrema disponibilità da parte della preside, della vostra preside, la professoressa Augello, e pertanto abbiamo proceduto a stipulare un protocollo di intesa che prevede una serie di possibili piste di collaborazione tra i nostri istituti. Quello che voglio sottolineare a conclusione di questa breve intervista è questo, che questo ciclo di seminari si inquadra all'interno di attività di orientamento attivo degli studenti delle scuole. Ciò che infatti è emerso chiaro da questo ciclo di seminari è che siamo in un momento di cambiamenti epocali per l'uomo, quindi per le relazioni umane, per le relazioni sociali, per le relazioni economiche, e che ciascuna persona, ciascun individuo, sin dall'adolescenza, non può prescindere dalla conoscenza di tali cambiamenti per capire chi è, in quale mondo si colloca, in quale mondo inquadra se stesso, per costruire la sua identità personale, per costruire la propria identità professionale. Su questo ormai non si può più pensare di improvvisare. E questi seminari che hanno trattato, diciamo, argomenti caldi, di grande attualità e hanno mostrato come oggi il mondo, la società e quindi anche il mondo delle occupazioni, dell'occupazione, delle professioni, del lavoro sta cambiando, hanno proprio dimostrato questo. L'aspettativa è pertanto che si riesca pian piano, attraverso un percorso graduale, ad educare gli studenti costruire la propria dote di conoscenze e di competenze nel corso del proprio percorso educativo e scolastico, fino ad arrivare appunto al percorso universitario, che va sempre comunque consigliato, sollecitato, suggerito agli studenti, perché oggi è chiaro che occorre avere conoscenze forti per poter affrontare il mondo e anche il mercato del lavoro. Grazie mille.
Puerto Rico.